Dipper è stata un'occasione importante. Credo che dal lavoro di questi ragazzi emerga la necessità, il bisogno, come dire, la loro verticalità di raccontare il mondo e non farselo raccontare, diciamo di comprenderlo fino in fondo. Molti di questi ragazzi sono degli artisti, quasi degli artisti contemporanei, e hanno utilizzato il linguaggio del cinema, avvicinandosi a Pasolini, come linguaggio per avvicinare il mondo a se stessi e alle loro esperienze. E questa mattina, per esempio, c'erano dei ragazzi che ascoltavano il lavoro degli altri ragazzi. Non c'era un insegnante, non c'era un mediatore. Credo che questo sia il valore maggiore di questo progetto: i ragazzi che si fanno voce e che raccontano ad altri ragazzi. Era una comunicazione orizzontale, anche molto critica nei confronti del mondo adulto, nel mondo intorno, però credo che la critica sia la manifestazione del credere nelle cose, quindi essere critici. Pasolini credeva moltissimo nella critica, nella manifestazione intellettuale con il pensiero, sia il modo per raccontare quanto questi ragazzi credono alla possibilità di cambiarlo, questo mondo, e credono a questo mondo, come è successo, che credono nella scuola criticandola, che credono nella società criticandola, ma in realtà cercando di comprenderla. Il rapporto tra Pasolini e giovani è un rapporto molto stretto. Pasolini spesso rappresenta nelle sue opere, nei suoi libri, nei suoi film, i giovani, i ragazzi. Il suo primo romanzo, quello che gli dà la fama, la celebrità, è Ragazzi di vita, che racconta la vita di un gruppo di giovani nelle borgate romane all'inizio degli anni 50. Ma anche un film come Accattone, che è il suo primo film, mette a tema la condizione giovanile, anche lì in una situazione di marginalità come quella della periferia romana degli anni 50. Ma c'è un altro elemento: Pasolini è sempre stato molto attento ai giovani anche in una chiave pedagogica. È stato per una decina d'anni in varie situazioni insegnante, e poi questa tensione pedagogica lo ha contraddistinto lungo tutta la sua produzione. Nelle Lettere Luterane, che è una raccolta postuma di suoi interventi giornalistici e saggistici, un testo molto importante è Gennariello, un trattatello pedagogico, come Pasolini l'ha definito, in cui lo scrittore immagina di parlare a un giovane adolescente napoletano dandogli dei consigli su come vivere nella situazione sociale di quegli anni e diciamo come trovare se stesso in qualche modo. Poi anche attorno al 68, gli anni della contestazione giovanile studentesca, Pasolini si confronta con i giovani anche polemicamente, perché non è tenero nei confronti di questi ragazzi che appunto protestavano, occupavano le università. Eppure i giovani di allora riconoscono in Pasolini un maestro, un interlocutore credibile, e quindi c'è uno scambio, un confronto continuo. Infine, credo che Pasolini sia un autore che anche oggi possa dire molto ai giovani. Ai giovani piace per la sua intransigenza. Ecco, questa è una caratteristica un po' di tutta la vita, di tutta la parabola creativa di Pasolini: l'essere intransigente, l'essere controcorrente, che in fondo è una condizione tipica dell'adolescenza e della giovinezza.